Buongiorno ragazzi, allora ricominciamo con la risoluzione delle equazioni e con il principio di equivalenza che abbiamo visto nello scorso video, quindi quel principio per il quale noi possiamo sommare, sottrarre, moltiplicare o dividere per una stessa quantità tutti e due i membri dell'equazione, che l'equazione non cambia. E questo mi permette quindi di riuscire, come vedrete in tutti questi riquadri, ad ottenere poi ad un valore che associo alla mia incognita. Allora, ci proviamo a svolgere insieme degli esercizi e mi raccomando, se aveste qualche dubbio, commentate sul video su YouTube oppure mandatemi anche un'email. Allora, gli esercizi che volevo svolgere oggi sono a pagina 175, il numero 2, il numero 2, il numero 6. Okay. E se ci fosse tempo, proviamo poi a farne anche un altro. Allora, questi due io ve li ho già svolti passaggio per passaggio. E vedete, pagina 175, il numero 2, vi ho riportato il testo, quindi 3x uguale a 2 nel primo caso, e andiamo quindi via via ad applicare quello che è il principio di equivalenza. Quindi in questo caso io ho deciso di applicare il principio per il quale posso dividere entrambi i membri della mia equazione per una stessa quantità, in questo caso ho scelto di dividere per 3. Questo perché così ottengo una x singola, quindi 3x diviso 3 fa x e 2 diviso 3 fa 2 terzi, rimane una quantità quindi espressa in una frazione, comunque in una frazione. Il b era x fratto 3 uguale a 2, quindi decido di applicare il principio di equivalenza che mi permette di moltiplicare per una stessa quantità entrambi i membri della mia equazione. Quindi 3 per x su 3 fa x e 2 per 3 fa 6, quindi x è uguale a 6. La C era 12x uguale a 2. Decido di dividere entrambi i membri per 12 in modo da liberarmi la x, ottengo 2 dodicesimi. Questa è una soluzione, ma meglio semplificarla, ridurla ai minimi termini. 2 dodicesimi posso dividere sia il numeratore che il denominatore per 2 e quindi ottengo un sesto. La d è x dodicesimi uguale a 2, decido di moltiplicare per una stessa quantità entrambi i membri, questa quantità è 12, e quindi ottengo x dodicesimi per 12 fa x e 2 per 12 fa 24. Vi faccio notare un rapido modo che si ha per valutare se il proprio risultato è corretto. Ovviamente trovare una soluzione, un valore della x, della mia incognita, vuol dire che se poi io vado a sostituire questo valore nella mia equazione, verifico l'uguaglianza. Proviamo con x uguale a 2 terzi. Facciamo il calcolo a mente. Allora, 3x, se x vale 2 terzi, cosa ho? 3 per 2 terzi. Semplifico. Il 3 sopra e il 3 sotto, ottengo 2 uguale a 2. Voi potete scrivervi questo passaggio, quindi andando a sostituire 2 terzi al posto di x. Quindi avete 3 per 2 terzi uguale a 2. E andate a verificare che vi venga 2 uguale a 2, quindi una quantità uguale a sinistra e a destra dell'uguale. X uguale a 6, proviamo al posto di x mettere 6, 6 diviso 3 fa 2, uguale a 2, quindi verificata. Se nella CX uguale a un sesto, 12 per un sesto, 12 sesti, 12 sesti fa 2, 2 uguale a 2. E in questa qui 24, 24 diviso 12 fa 2, 2 uguale a 2. Quindi i risultati che abbiamo trovato sono corretti. L'esercizio 6 ci diceva di ricavare l'espressione che corrisponde a x. In queste equazioni abbiamo nei due membri tante lettere, non abbiamo solo x, abbiamo anche delle espressioni solamente letterarie. Questo non cambia nulla, dovete far finta che queste lettere siano un qualsiasi numero, quindi utilizzate sempre la stessa tecnica.
Quindi cosa succede? Vi ho riportato anche qua il testo, x-b uguale a A, decido di aggiungere ad entrambi i membri la quantità b per liberarmi la x a sinistra in modo che sia da sola e quindi x-b più b si semplificano e nell'altro membro mi rimane a cui ho addizionato b, quindi x uguale a più b. Dicevo, qua non abbiamo trovato una soluzione vera, nel senso che abbiamo trovato solamente che x equivale alla somma di queste due, lettere a più b. Se anche qua però andiamo a sostituire questo valore, devo verificare comunque l'uguaglianza ed effettivamente se al posto di x metto a più b meno b, si semplificano le due b perché sono opposti e a uguale ad a. Il b è x su 3 uguale a 6a, quindi decido di moltiplicare entrambi i membri per 3, semplifico e mi rimane x uguale a 6a per 3. 6a per 3 è il calcolo letterale che abbiamo visto nelle scorse settimane, quindi moltiplico la parte numerica, controllo i segni, più per più, e la a, la parte letterale, mi rimane nel risultato. C è 6x uguale a 9a. Divido entrambi i membri per 6 in modo tale da avere la x da sola e 9 sesti a. Anche qui, come nel C dell'altro esercizio, devo ricordarmi di semplificare, quindi di guardare se il risultato posso semplificarlo ulteriormente. Posso perché posso dividere sia il numeratore che il denominatore per 3, che è un divisore comune, e ottengo 3 mezzi a. La x, scusate, la d è 4a più x uguale a 9a, tolgo da entrambi i membri il meno 4a in modo tale da semplificare, eliminare questo termine. Mi rimane la x da sola che è equivalente a 9a meno 4a, anche qui una differenza tra due monomi, sottraggo quindi la parte numerica, 9 meno 4, 5 e la a, la parte letterale rimane perché nei monomi simili queste erano le regole che avevamo visto già insieme. Ok, allora torniamo un attimo sulla pagina del nostro libro. Se non vi sono chiari questi esercizi, potete risentire il video ed eventualmente commentare. Volevo vedere insieme anche il numero 7, questo magari ve lo faccio qua sul momento. Il 7. Allora, l'area di testo, ok, in modo che vedete il testo, ricava l'altezza h dalla formula dell'area del rettangolo, che ovviamente sappiamo che è area uguale a base per altezza. Allora, devo ricavarla ovviamente utilizzando le regole delle equazioni che abbiamo appena studiato, quindi se io devo ricavare l'altezza posso scrivere la mia equazione al contrario, quindi b per h uguale ad a, in modo da avere già il termine h dalla parte che mi interessa di più. Vi ricordo che l'equivalenza io posso scriverla in entrambe le direzioni, ovviamente. A questo punto decido di dividere entrambe i membri della mia equazione diviso b, quindi faccio b per h, lo faccio diviso b, uguale a a diviso b. Quindi questa b e questa b le andrò a semplificare perché b per h diviso b mi rimane la h uguale ad area diviso la base. E questa qui quindi è quella che si chiamano, ve lo scrivo qua, formula inversa. Che è importantissima, questa pratica la potete utilizzare per ricavarvi qualsiasi cosa che vogliate in una formula, basta applicare i principi di equivalenza che abbiamo visto prima. Calcola l'altezza di un rettangolo quando l'area è di 18 metri quadrati e la base è di 3 metri quadrati, quindi in questo caso è facilissimo perché scriverò 18 metri quadrati diviso 3 metri quadrati, no, 3 metri, scusate, perché è una base, quindi una lunghezza. A questo punto faccio 18 diviso 3, che fa 6, e metro quadrato diviso metro, che fa metro.
Ok, e quindi questa è l'altezza del mio quadrato, del mio rettangolo. Ok, basta. Qui avete nella in questa parte qua, in questo riquadro, avete anche qua un esercizio, un esempio che vi fa vedere come ricavare l'altezza dal volume del cono. Potete seguirlo, potete leggerlo, vedete che si applica sempre il principio dell'equivalenza. Quindi in questo caso moltiplicare una stessa quantità a entrambi i membri, quindi vi rimane il triplo del volume, uguale a 3 per questa quantità, che era l'altro membro. Semplifico ovviamente il 3, e mi rimane che il triplo del volume è uguale all'area della base per l'altezza. A questo punto, dato che mi dovevo ricavare l'altezza, divido per l'area entrambi i membri e mi rimane che 3V fratto area uguale H, e quindi che H è uguale a 3V fratto A. E ripeto, potete utilizzarlo per tutte le formule e vi permette di difficilmente, ecco, di commettere degli errori, di sbagliare. Vediamo ancora velocissimamente questa parte, dato che ho ancora qualche minuto. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili, lo vediamo il prossimo video. Quello che volevo farvi notare in questo momento era semplicemente questa qua, la regola del trasporto. La regola del trasporto io l'avevo spiegata già l'anno scorso per chi era in classe con noi dall'anno scorso, appunto, e nuovi invece ovviamente non l'avranno mai sentita. È una regola molto utile. Ovviamente conoscere questa regola non vi dispensa dal fatto di conoscere i principi delle equazioni, di equivalenza delle equazioni, perché quelli sono utilissimi. Diciamo che è un trucchetto per velocizzare un po' i calcoli quando diventate bravi. Qual è questo trucchetto? È questo, che voi potete passare da un membro all'altro dell'equazione, quindi potete saltare l'uguale, ok? Ciascun numero o monomio può saltare l'uguale, basta che vi ricordiate di cambiarli di segno. Vi faccio vedere un esercizio al volo. Ok. Magari, anzi, vi faccio proprio questo qua del libro che qui avete fatto avete passaggio per passaggio con il principio dell'equivalenza. Io ve la faccio passando da una parte all'altra. Quindi ho 8x meno 1 uguale a 5x più 26. Questo è il testo. Allora, io voglio avere sulla sinistra i valori che parlano della x, quindi che hanno legata la x. Quindi cosa faccio? Riscrivo 8x meno 1 e il 5x voglio che salti nel primo membro, quindi lo sposto e ricambio di segno. Quindi sparisce da questa parte, nella quale mi rimane solamente il 26. 8x meno 5x li posso sottrarre e mi rimane 3x. Il meno 1 lo voglio portare dall'altro membro, perché qui a sinistra voglio avere solo ciò che riguarda la x. E quindi il meno 1 salta l'uguale e cambia di segno. Quindi diventerà un più 1 più 26. Sommo 3x uguale a 27. A questo punto divido entrambi i membri per 3 per liberarmi da x e mi rimane x uguale a 9. Vedete, è molto più facile perché mi permette di evitare di fare 8x meno 1 più 1 uguale 5x più 26 più 1, via via, quindi di scrivere in maniera doppia da una parte e dall'altra la quantità che voglio aggiungere, sottrarre, moltiplicare o dividere, e spostare direttamente la quantità che desidero cambiando di segno. Prima di fare questa pratica, però, vi consiglio di diventare esperti utilizzando il principio di equivalenza e consiglio quindi solo in alcuni casi, solo per chi è già sicuro, utilizzare questa tecnica. Vedremo comunque entrambe le tecniche insieme molto spesso, da qui per almeno 2 o 3 settimane. Buono studio, vi carico questo video e un saluto a tutti.